Rinnovata e rosa, rispettata, e via il vice sindaco. Al suo posto la moglie, insegnante di scuola media, accade a Ribera, alla new entry in giunta non è stata ancora assegnata alcuna delega. Sentiamo Franz Lapaglia. Ma io avevo già da tempo maturato l'idea di farmi da parte per consentire questo adeguamento alla norma regionale dell'inserimento di una donna in giunta, visto che toccava al mio partito, all'MPA, diciamo, indicare una donna. E all'unanimità il partito ha ritenuto di fare il nome di mia moglie. L'avvicendamento tra marito e moglie al municipio di Ribera dunque è stato casuale. Il sindaco Carmelo Pace, senza una donna in giunta, rischiava la rimozione, e la scelta, pur con le comprensibili polemiche, risolve il problema delle quote rosa nella città di Francesco Crispi. Ma la scelta è stata una sorpresa anche per l'assessore appena designato. A dire il vero, ho avuto delle perplessità, perché quando io intraprendo un lavoro voglio metterci tutto il mio impegno e tutto il mio tempo a disposizione. Sono stata incoraggiata in modo particolare dai miei figli. A sollevare il caso delle quote rosa era stato il movimento SOS Democrazia, che adesso però contesta questa scelta. Noi non siamo per niente soddisfatti di questa scelta, non consideriamo questa una soluzione al problema. L'inserimento di una donna in giunta doveva essere un'occasione per un arricchimento della democrazia. Loro sono riusciti a trasformarlo in una cattiva pratica. Carmela Paccaro si insedierà domani